Ciao a tutti, io sono Paolo Brada e ti do il benvenuto in questa nuova serie dal nome Com'è fatto e che cosa si può rompere. Si tratta di un nuovo format di video dove andremo appunto a vedere i vari elettroutensili e anche elettrodomestici in genere, li apriremo, vedremo di cosa sono composti e anche quali sono i possibili componenti che si possono usurare prima e quindi possono dare luogo a malfunzionamenti degli elettroutensili, degli elettrodomestici in genere. Il protagonista della puntata di oggi è il trapano a batteria. Come vedete qui sul banco ci sono una bella carrellata di trapani avvitatori a batteria. Ce ne sono di vari marchi, di vari voltaggi, varie epoche. Ce ne sarebbero anche altri, ma ci vorrebbe un banco che non finisce più, lungo un chilometro. Allora, abbiamo quelli più moderni, per esempio questo è un modello particolare brushless, ovvero senza spazzole. Questo è un avvitatore ad impulsi. Questo è un vecchio Hitachi, comunque professionale, ma a 12 volt, con batterie NICD. Sempre un Makita a 12 volt. Questo è un Einel Bavaria, quando la Einel ha fatto un po' di utensili in collaborazione con Bavaria. E poi qui abbiamo questo da 18 volt. E poi qui abbiamo un Bosch Professional da 12 volt. Quelli che prenderemo in esame oggi sono questi due. Praticamente abbiamo una linea molto hobbistica e una linea professionale di qualche anno fa. Questo da 18 volt, questo da 12. Questa era la sua batteria originale, 12 volt, 2,6 ampere. Quello che possiamo vedere all'esterno di questo modello è che è dotato di frizione. Ovviamente essendo 12 volt non aveva la percussione, ha due velocità. Inversione, ovviamente inversione di rotazione, e il grilletto dell'interruttore, mandrino autosserrante che può alloggiare punte fino a 10 mm. Da questa parte trapano 18 volt, sempre con batterie vecchio stampo NICD. Anche in questo caso c'è la frizione, non c'è la percussione e ci sono due velocità. Anche in questo caso inversione di rotazione e grilletto per l'interruttore. Anche qui mandrino che può alloggiare punte fino a 10 mm, dai 400 ai 1200 giri al minuto, e questo invece dai 400 ai 1150 giri al minuto. Se non sbaglio, anno di costruzione 2008 e questo 2002. Bene, possiamo andare a togliere parte della scocca, io ho già allentato le viti, ok, e facciamo lo stesso anche per il Bosch, così abbiamo i due trapani a confronto. Allora, vediamo che il contenuto è molto simile, anche perché le due macchine sono molto simili. Abbiamo i contatti per le batterie, ricordo in questo caso da 18, in questo caso da 12 volt, e c'è l'interruttore. L'interruttore di solito è specificato sull'interruttore stesso il range del voltaggio che può sostenere. In questo caso c'è stampigliato DC 16,8 18 volt 12 ampere. In quest'altro caso dal Bosch non trovo scritto, quantomeno da questa parte, niente, però ho smontato altri avvitatori anche da 12 che avevano interruttori che potevano sopportare un voltaggio anche maggiore. Questo perché magari gli interruttori vengono presi e, potendo essere montati anche su trapani diversi, se ne prende un tot dello stesso tipo di interruttore e poi viene montato magari anche sul 12 o sul 18 volt, indifferentemente. Generalmente su questi interruttori per avvitatore non c'è un potenziometro, perché ci sono le due velocità, il selettore delle due velocità che si può regolare da sopra, e comunque anche tramite la pressione del grilletto si regola un minimo la velocità. Dopodiché ovviamente i cavi continuano e vanno al motore. Motore ovviamente che funziona a 12 volt e con una serie di ingranaggi all'interno trasmette la rotazione al mandrino stesso. In questo caso vediamo che viene interposto un componente tra il motore e l'interruttore con un dissipatore montato, probabilmente per raddrizzare anche in questo caso la corrente da mandare
al motore. Il dissipatore serve appunto per tenerlo fresco, visto che anche qua dentro, se usato per un po', una leggera temperatura si raggiunge. E spesso questa temperatura può portare anche a far bruciare il motore. In questo caso, nonostante sia un Bosch linea blu professionale, io l'ho testato, l'ho alimentato, ovviamente non con le sue batterie perché sono ovviamente morte, ma con delle altre batterie, sempre a 12 volt, e il motore gira molto a fatica. Ciò sta a significare che il motore è bruciato o comunque quasi bruciato. Questa è sicuramente una macchina che ha lavorato molto, però nonostante sia di ottima qualità può succedere. E qui ci ricolleghiamo a cosa può rompersi in un avvitatore. Allora, sicuramente, specialmente nelle batterie di vecchia generazione, questo è il problema più grosso che succede, perché generalmente io ho recuperato avvitatori come questi che hanno diversi anni, questo per dire è del 2007, e sono tutti perfettamente funzionanti. Anche l'Hitachi funziona benissimo, addirittura questo Einel funziona senza problemi. Il problema più grosso è appunto la batteria. Quando spesso e volentieri la batteria, dopo un tot di anni, ovviamente non si ricarica più e non tiene più la carica, o come ho fatto vedere in alcuni video, si alimenta l'avvitatore o tramite cavo o tramite le batterie al litio con una conversione, oppure il nostro avvitatore è da buttare sostanzialmente. Altrimenti si può rigenerare il pacco batteria, ma dipende. In un modello tipo questo potrebbe valere la pena, in uno come questo penso proprio di no. Quindi questo sicuramente è il problema principale. Dopodiché può succedere alle volte che, se lavora molto, possono finire le spazzole che ci sono all'interno del motore. Spesso non sono sostituibili, non sono intercambiabili, perché l'alloggiamento è fisso e quindi questo è un grosso problema, perché ci costringe a sostituire tutto il motore e tante volte il motore costa più dell'avvitatore stesso. In questo caso può succedere che anche il motore si bruci, è un caso molto raro perché sinceramente è il primo caso che mi capita tra tutti gli avvitatori che ho recuperato negli anni, e stiamo parlando di decine e decine di avvitatori, quindi ho un buon campione su cui basarmi. In rarissimi casi può succedere qualcosa all'interruttore, però è una cosa abbastanza economica anche a cui rimediare, perché comunque gli interruttori sono tutti abbastanza intercambiabili e compatibili. Per il resto, sinceramente, non ho mai notato niente che si rompa in un avvitatore, sia di alta, media o bassa fascia di prezzo. Vediamo che il motore, smontandolo, possiamo vedere che partono i collegamenti dall'interruttore, arrivano al motore. E questo motore non ha viti, è stato semplicemente chiuso in un blocco unico e trasmette la rotazione a quest'altro blocco che poi va al mandrino, e lo fa tramite l'alberino con questo ingranaggio. In questo caso vediamo che la situazione è leggermente diversa, perché ci sono sempre gli ingranaggi, cioè questa praticamente è la parte interna dell'avvitatore. Vediamo che ruotando il mandrino ruota questa serie di ingranaggi, e mediante questi altri ingranaggi si collega il tutto con il motorino. Motorino comunque abbastanza simile, se non uguale, in questo caso a 12 e in questo a 18 volt. Ovviamente, cosa importante da valutare se si vuole sostituire per esempio il motore, è che comunque l'ingranaggio deve essere identico, perché altrimenti andremo incontro a problemi. Ecco, qui vediamo il motore esposto e si presenta quasi identico all'altro. Gli ingranaggi sono in materiale ferroso, perché vengono appunto attirati da un magnete. Per fortuna non sono in plastica in questo caso, perché comunque ne ho visti già parecchi in plastica e ci lascia già ben intuire che fine fanno dopo un po'. Ecco, sollevando l'interruttore possiamo vedere dall'altra parte, c'è stampigliato, che questo arriva fino a 15 volt. Quindi ovviamente dovremo fare attenzione se vogliamo sostituire questo motore, magari con un motore più potente, da 18 volt per esempio, che l'interruttore comunque arriva fino a 15 volt. Se noi lo alimentiamo a 18, al primo utilizzo l'interruttore si fonde e lo dobbiamo buttare. L'usura delle spazzole, che
può avvenire dopo un utilizzo intensivo, non avviene quando si utilizza un trapano come questo, che è brushless, quindi senza spazzole. Ma magari questo brushless lo vedremo in un video a parte. Se siete interessati a vedere come è fatto dentro, scrivetemelo nei commenti. Se avete domande, consigli, come sempre, fatelo nei commenti. Bene amici, anche questa puntata volge al termine. Io spero che vi sia piaciuta e vi sia stata utile, sia stata interessante. Se volete nei commenti suggeritemi altri elettroutensili o elettrodomestici dei quali siete curiosi di vedere da cosa sono composti e quali sono i possibili guasti. Se la puntata vi è piaciuta, mi raccomando, mettete mi piace, condividetela con i vostri amici, iscrivetevi al canale, spuntate la campanellina e soprattutto fatemi sapere nei commenti se volete che questa serie continui. Se avrò un buon feedback da parte vostra, ovviamente preparerò dei nuovi episodi. Quindi a me non resta da fare altro che salutarvi e augurarvi buon fai da te a tutti.